Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Stefano aka The Mad Dog. Allora, come mi è stato chiesto da qualcuno di voi negli ultimi commenti, ho deciso di riportare oggi le impostazioni grafiche che sto utilizzando attualmente su Flight Simulator, visto che dopo il Sim Update 15 ci sono state un po' di questioni sul fatto di FPS che io avevo a schermo, comunque come ottimizzare un pochino le prestazioni, quindi io adesso vi porto quello che ho configurato io personalmente. Ci tengo ragazzi come al solito a precisare che quello che io dico, così come quello che dicono tutti gli altri streamer o comunque forum ufficiali, articoli eccetera, non possono valere come Bibbia, nel senso che non è detto che quello che io vi dico vada bene per la vostra configurazione. Non è detto che abbiamo gli stessi risultati, non è detto che abbiamo la stessa tipologia di hardware, perché anche una banalissima CPU, anche se il modello è lo stesso, potrebbe avere delle differenze in termini di temperatura, di voltaggio, quindi ogni cosa purtroppo su Flight Simulator impatta, la connessione, lo schermo, la risoluzione, qualunque cosa, quindi io vi faccio vedere come l'ho configurato, voi potete tranquillamente prendere spunto, oppure anche, esatto, aiutarci magari anche tra i commenti sulla community per poter ottimizzare ancora di più il nostro simulatore. Allora, cominciamo col dire che io attualmente sto utilizzando i driver non ultimi. Io sto registrando adesso che sono usciti l'ultima versione, è uscita il 16 di luglio, io sto usando quella prima, poi vi faccio vedere qual è la versione precisa. Comunque, non sto utilizzando l'ultima, semplicemente perché, questo è un consiglio spassionato che vi do, quando escono dei driver nuovi è buona norma a mio avviso andare sul forum di Flight Simulator, quello ufficiale, cercare la versione dei driver in tutti i topic e vedere un pochino la community come risponde a questi driver, perché spesso e volentieri ci sono degli articoli in cui gli utenti lamentano magari dei cali di prestazione, dei crash, delle problematiche di altro tipo eccetera eccetera, quindi siccome da quello che ho visto con questi ultimissimi driver molti utenti lamentano problemi di prestazioni e alcuni addirittura crash del motore grafico, io personalmente tengo quelli che attualmente stanno funzionando senza nessun problema. Cominciamo comunque dal pannello di controllo Nvidia. Le prime impostazioni che io ho settato a livello globale è questa qui. Aspettate che lo trovo. La dimensione del cache shader io ce l'ho su disabilitato, semplicemente perché io su Flight Simulator non sto utilizzando la shader cache. Io ce l'ho disable o unlimited addirittura, cioè, quindi non cache nulla, ogni volta lui ricrea. Questa è una scelta molto arbitraria, perché effettivamente andando a leggere in giro c'è chi consiglia di tenerla, chi consiglia di non tenerla, chi consiglia di tenerla ma pulirla ogni tanto, quindi insomma alla fine io ho scelto di disabilitarla e quindi questa impostazione rimane disabilitata. Per quanto riguarda invece il programma, che potete selezionare da qui, Microsoft Flight Simulator, ho impostato banalmente questi settaggi qui. Il filtro anisotropico a 16x, il filtro struttura qualità su prestazioni, la modalità bassa latenza è a ultra, la modalità di gestione dell'alimentazione è la solita preferisci le prestazioni massime e poi l'ottimizzazione con thread è disattivata. Ora, questo discorso del thread, se vi ricordate, ne abbiamo parlato anche in molte occasioni, fa riferimento alla disabilitazione della funzionalità hyperthreading che c'è attualmente sui processori. Allora, per quanto concerne Intel, questa cosa vi posso garantire dà un boost non indifferente alle prestazioni. Come al solito, ragazzi, non vi posso dire esattamente come si va a disabilitare l'hyperthreading a livello di BIOS, perché ogni scheda madre, ogni marca ha il suo BIOS, ha le sue impostazioni, quindi ovviamente per farlo dovete cercare esattamente come si fa. Di solito si trova nella sezione CPU Specification o comunque nella parte delle overclock, quindi grosso modo in qualche modo si riesce a trovare. È un settaggio banalmente dove c'è scritto Hyperthreading Enable o Disable. Voi lo disabilitate, fate ripartire il simulatore e noterete sicuramente molta differenza in termini di prestazioni, in termini di FPS. Questo vale per la parte Intel, per la AMD non mi esprimo perché non avendocelo non so esattamente come funziona. Questo è qua per quanto concerne la parte grafica, quindi nel senso la parte esterna al simulatore io l'ho impostata così, quindi nulla di più.
aggiungo il file, questo qui, che si trova sotto Updata, Local Packages, Flight Simulator, bla bla, Local Cache, User CFG, poi vi lascio comunque il pet in descrizione. Qui vedete che abbiamo tutte le impostazioni video che sono attualmente impostate sul nostro simulatore. Quindi, sul nostro simulatore attualmente io ho le DirectX 11, ho la risoluzione 2K, eccetera, eccetera. Quello che a noi interessa è la versione del driver. Vedete, io sto usando la 556.12, quindi facciamo riferimento a questa versione del driver, anche se poi quando i driver vengono aggiornati io raramente modifico le impostazioni video. Quello che a noi ci interessa è questa parte qui sotto. Sulla sezione Post Process ci sono delle impostazioni che si possono abilitare e disabilitare. Io personalmente vi consiglio di disabilitare Film Grain e Vignette. Questo dovrebbe ridurre un pochino quell'effetto di polvere nera all'interno delle nuvole, all'interno delle ombre. Un pochino migliora, non è proprio il top di gamma, però comunque sia migliora drasticamente la situazione. Qui vedete che poi c'è un'altra sezione per quanto riguarda il VR, quindi voi dovete sistemare e modificare la prima sezione. Fatto ciò, salvate e siete a posto. Ora andiamo a vedere all'interno invece del nostro simulatore come ho impostato i settaggi grafici, così da farvi avere un'idea anche di quelli interni al gioco. Eccoci qua ragazzi all'interno del nostro simulatore. Nella sezione Graphics, come vedete, io ho impostato, come abbiamo visto, la risoluzione 2K. Il V-Sync ce l'ho disabilitato. Come Render Scaling e Fidelity Sharpening ho lasciato i valori default, quindi 100. L'NVIDIA Reflex Low Latency lo lascio a On più Boost. Questo fa riferimento al valore che abbiamo visto prima della modalità bassa latenza all'interno dell'NVIDIA Control Panel impostato su Ultra, quindi comunque lo lasciamo a On più Boost. Sto usando la versione DirectX 11. Sono sincero, non ho provato le DirectX 12 dopo l'ultimo aggiornamento, magari le proverò, ma con le DirectX 11 per il momento mi trovo più che bene. E poi andiamo a vedere quelle che sono le impostazioni grafiche vere e proprie. Allora, se volete fare una prova, questo l'ho imparato un pochino guardando anche altri video, quello che impatta veramente tanto, soprattutto sulla CPU, sono questi due campi qui. Terrain Level of Detail e Object Level of Detail. Questi valori qui, se voi li spostate molto avanti o molto indietro, vedete quanto le prestazioni calano o si alzano, perché appunto va a impattare sulla CPU. Quindi banalmente voi potreste anche mettere questi valori a 10, modificare questi e vedrete che le prestazioni, non dico che non cambiano, ma veramente lo scarto in termini di FPS è veramente pochissimo, perché questa parte qui impatta più sulla parte grafica, che come sappiamo non è il fulcro del simulatore, bensì la CPU. Quindi ovviamente questa parte qui è importante, sì, ma è molto meno importante di questi due valori. Io questi due valori infatti li ho lasciati a 100. Si può salire secondo me anche a 130-140, per carità, non è che non succede nulla, però comunque, ripeto, onde evitare problemi li ho lasciati a 100. Il terrain pre-caching mettetelo sempre su ultra, questo ovviamente è proprio un parametro di default, così come il vector data, perché il quality of terrain vector data tessellation, quindi la tessellation io lo lascerei sempre a ultra. E qui poi potete tra virgolette sbizzarrirvi, nel senso che io palazzi e alberi l'ho lasciato in alto, il prato personalmente l'ho messo a medium, perché tanto a me da avere il prato strafico me ne può fregare di meno, considerando che volo solo IFR e comunque con voli di linea, quindi in crociera a livelli di volo molto alti, quindi il prato diciamo mi interessa poco. Volumetric Clouds ho visto che tra alto e ultra il cambiamento non c'è, quindi ho lasciato su alto. Stessa cosa per il texture resolution, qui in teoria si potrebbe andare anche a ultra, ma non ho notato particolari differenze, quindi l'ho lasciato ad alto. Il filtro anisotropico qui vedete che è a off, perché questo prende non dal simulatore ma dal pannello di controllo NVIDIA, dove l'abbiamo impostato a 16x, quindi se lo impostate lì questo lo mettete a off, oppure viceversa. Sembrerebbe che impostandolo da fuori la condizione sembra, cioè dovrebbe migliorare un pochino, ma ripeto, vi lascio comunque mi lascio il beneficio del dubbio.
Texture Super Sampling 4x4, qui io ho provato sia 4x4 che 6x6, non impatta tantissimo le prestazioni, però anche qui, ripeto, il cambiamento di visuale è veramente, veramente blando. Texture Synthesis lo possiamo lasciare tranquillamente a High. Water Waves, stessa cosa del Prado, io personalmente l'ho messo a Medium perché secondo me andare oltre non ha veramente senso. Su Shadow Map e Terrain Shadow qui c'è da aprire un piccolo capitolo a parte, nel senso che ho notato che anche il Terrain Shadows si possono portare a valori molto più alti, addirittura anche in 4K andando a modificare quel valore, quel file che vi ho fatto vedere prima. Che succede? Con il 4K si evita di avere l'effetto delle ombre vibranti. Ogni tanto purtroppo capita sul simulatore che le ombre si muovano un pochino. In 4K ovviamente questa problematica sparisce. Peccato che si ciuccia 7-8 frame e quindi io personalmente lo lascio come sta. Shadow Map invece 1536 piuttosto che un 2048, il cambiamento è veramente nullo, quindi l'ho lasciato così come sta, va bene così. Tutto il resto è impostato su High. Le lens flare io personalmente le ho impostate a off, non so perché è tornata off, a on, perché non mi piace avere appunto l'effetto della lente come se fossimo dentro una macchina fotografica, in teoria nella realtà non è così, quindi lo lascio su off. Il motion blur non mi piace, non mi è mai piaciuto, quindi lo metto su off. Il bloom invece l'ho rimesso su on, nonostante io non l'avessi mai usato in queste ultime versioni, ma ho notato che soprattutto di giorno il bloom evita di avere quel sole diciamo a palla gigante, quindi sicuramente il bloom in certe condizioni rende molto meglio, in altre rende un po' meno, soprattutto di notte, però questo diciamo che è un parametro che non influisce per nulla sulle performance, quindi potete scegliere voi quello che più vi aggrada. Comunque queste sono le impostazioni grafiche, io vi consiglio banalmente di partire dal preset high end e poi andare a modificare queste cose come le ho modificate io per fare delle prove, ripeto, poi ognuno ovviamente, se avete un PC meno performante o più performante, potete salire quanto volete, ripeto, questa è da prendere semplicemente come uno spunto, visto che mi è stato chiesto, questo è quello che io attualmente ho sul simulatore. Altra cosa che poi possiamo andare a vedere, appunto sulla parte di data, vedete che io ho attivato fondamentalmente le funzionalità online, ma come rolling cache ce l'ho su off. Qui se lo mettete a on ovviamente lui andrà a fare un cache dentro un pat che definite voi e ogni tanto potete andare a cancellarlo. Questo servirebbe banalmente per evitare che lui ogni volta che ripartite si va a scaricare i dati in tempo reale, quindi a occupare meno banda, ma quello effettivamente se avete una fibra illimitata non avreste nessun problema. Quindi questo è quanto. Ovviamente ragazzi, io adesso vi posso anche far vedere, andando magari a metterci su un aeroporto di default senza andare a scomodare nulla di terze parti, banalmente anche su Palermo io mi vado a piazzare con il mio Phoenix, vedrete che abbiamo comunque una condizione abbastanza buona, nel senso che, come vi ho fatto vedere nel video del Sim Update 15, abbiamo una media di 70 frame, 65-70 frame. Questi ragazzi però, come al solito, sono da prendere con le pinze, perché purtroppo abbiamo sempre una condizione di particolare condizioni di utilizzo. Mi spiego meglio. Questa prova che io sto facendo adesso è fatta su un aeroporto leggero, di default, non c'è il carrello, non so per quale motivo, fa niente, non c'è mai il carrello su Phoenix, non so perché. Comunque, è una condizione abbastanza buona, nel senso ideale, perché siamo da soli, è un aeroporto piccolino, qui possiamo andare ad abilitare, dov'è? Developers Mode, lo mettiamo on, così andiamo a prendere su Debug Display FPS. Vedete che comunque siamo addirittura a 80 fps qui, perché il main thread vedete che è molto basso, quindi lui guadagna tanti frame. Ovviamente però ragazzi, questa cosa qui, come dicevo, è una condizione di diciamo ottimale, perché appunto non abbiamo caricato il traffico AI, non c'è FSHD, non c'è GSX attivo, non ci sono altri aeroporto, comunque di default ed è piccolino.
Io non viaggio mai a questi frame, ovviamente, ragazzi, perché appena carico FSHD e carico il traffico AI, da 80 scendo a 45, 50, quella è la media, perché ovviamente si vanno a caricare aeroporti magari terze parti che sono comunque un pochino più pesanti, gli aerei, anche se sono gratuiti, comunque pesano un pochino a livello di traffico AI. FSHD un pochino sulla CPU ci carica, quindi alla fine ovviamente va a impattare non poco sulle prestazioni tutte queste cose che noi abbiamo attivate. Se poi addirittura utilizzate, che ne so, quei prodotti, che ne so, ecco, self-loading cargo, oppure Pilot's Life, tutti questi programmi comunque che si agganciano al simulatore, eppure quelli comunque lavorano in background, ma qualcosa sulla CPU portano via. La mia idea, che è quella appunto che vi ho portato, è cercare di avere una condizione di partenza buona, perché 80 frame di partenza col Phoenix è ottimo, e poi ovviamente cercare di assestarsi sui 40, 45, 50 quando siamo in volo. Insomma, questo dovrebbe essere la condizione ideale. Tanto, ragazzi, purtroppo sappiamo che il simulatore ha dei limiti strutturali che ha sempre avuto, che spero che vengano risolti con la versione 2024, però ovviamente adesso come adesso ci dobbiamo accontentare di quello che è. Quindi, a livello grafico, questo è quello che io vi posso consigliare. La parte appunto principale è il discorso hyperthreading. Se ce l'avete attivato, lo potete provare a disabilitare e vedrete che comunque le condizioni cambiano non poco. Per il resto, ovviamente, ognuno può decidere quello che è meglio per lui, cioè fare delle prove, vedere come si parte, come non si parte. Mi ha fatto notare un utente addirittura che lui ha a disposizione un hardware molto simile al mio, ma sembrerebbe che il collo di bottiglia glielo fa la risoluzione dello schermo, perché in Full HD, paradossalmente, con una CPU e una GPU più potente, mettendolo in Full HD, i frame comunque sono lockati a un certo punto, quindi non salgono più di tanto. Quindi tutto fa riferimento a una configurazione hardware globale. Quindi se io avessi anche gli ultimi pezzi, diciamo, top di gamma di ogni condizione, ma poi lavoro su uno schermo 720p, ovviamente non mi posso aspettare 120 fps, non funziona così. Quindi ovviamente, perché influisce anche il refresh rate del monitor, tante cose. Quindi questa è ovviamente la situazione. Quindi, ragazzi, io per il momento mi fermo qui. Siete ovviamente liberi di commentare, di farmi sapere un po' cosa ne pensate, se condividete anche voi gli stessi settaggi, se pensate che qualche cosa potrebbe essere modificata o meno. Condividete insomma anche le vostre esperienze, così da fare come al solito gruppo qui sotto nei commenti e scambiarci un pochino di idee, di dettagli su quello che può essere l'utilizzo del simulatore in termini grafici e prestazionali, così da aiutarci un po' tutti. Io come al solito, ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione. Passate una buona serata e statemi bene. Ciao a tutti!